Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di Mite e Misteri SCP. Oggi andiamo a parlare dell'SCP-191, chiamato anche Ragazza Cyborg. Casta dell'oggetto SAFE. Una foto di SCP-191 in contenimento. Procedure specie di contenimento. SCP-191 è attualmente alloggiata in una camera 6x6 metri nel 17, ad oggi il ccp 191 non ha fatto alcuna richiesta di arredi o intrattenimento. Gli attuali arredi includono un futon di legno con un cuscinetto da 15 cm e lenzuola coperte di cotone normale. Tutte le coperte devono essere sterilizzate ogni mattina secondo le procedure standard. Il futon in sé deve essere rimpiazzato ogni 6 mesi e il vecchio futon deve essere eliminato mediante incenerimento. Una presa di corrente da 220 V tipo G standard con una scatola di demarcazione di emergenza fusibile, interruttore o manuale di ghighiottina non isolante, posta fuori dalla cella. Unità standard di smaltimento di rifiuti pericolosi, rifiuti liquidi e solidi. Tutti i cibi di drenaggio devono essere portati direttamente a un'unità inceneritore fcp 191 deve essere vestito con indumenti comodi, senza maniche e realizzate per il 100% del catone di fibra lunga. Questi puliti saranno forniti una volta al giorno, con i capi usati e sterilizzati secondo le procedure standard. Deve essere fatto in mano una volta ogni sera, con una vasca riempita con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio. Il nutrimento in forma di soluzione salina stabile integrata con vitamine, minerali, antibiotici e un delicato anestetico deve essere effettuato due volte al giorno tramite iniezione in un tubo metallico posto alla base del collo. cpc 91 è di una cura di serie limitata, in cui la espulsione dei rifiuti e il ricambio delle batterie interne deve essere tenuto un registro del consumo di batteria e qualsiasi modifica in sede del consumo energetico deve essere riferito allo staff supervisionatore. Devono essere condotte le ispezioni giornaliere per danni dopo il bagno, nel caso SCP-91 richieda cure mediche, riferisce al documento C91-Alfa, speciale bisogni medici e C91-Alfa supplementare, riversa di componenti non biologici, prima di somministrare le cure. Almeno due guardie armate devono essere presenti in stanza ad ogni momento che un membro del personale prende contatto con SCP-191, anche se uno schermo trasparente può essere utilizzato per ragioni di privacy. Delle contromisure anticomputer stanno sono inefficaci in quanto i componenti di SCP-191 sono stati templati contro l'impulso elettromagnetico. Descrizione. SCP-191 è una bambina umana femmina di circa... Anni. Si crede che sia stato soggetto di test di numerosi esperimenti di chirurgia eseguiti dal compianto dottor... Vedere sotto. L'80% della metà da sinistra del volto e del cranio sono stati rimossi con l'occhio e l'orecchio, rimpiazzati da un complesso sistema di ricetta e trasmissione che permette di ricevere e trasmettere non solo input visivi eduttivi, ma un più ampio spettro di protezioni elettromagnetiche che vanno da frequenze, radio bassa, a raggi gamma ad alta energia. La mascella inferiore, i denti e la linghe sono stati rimossi e rimpiazzati con. dati cancellati. L'esocivo è stato rinforzato con un orifizio artificiale nella parte posteriore del collo, tubo in alimentazione e la trachia rinforzata direttamente a un dispositivo di filtrazione dell'aria. A causa di queste alterazioni, SCP-191 è incapace di parlare, anche se è stato segnalato occasionalmente il suo vocalizzare disagi attraverso la respirazione rapida. 2. Un dispositivo di input auto può essere posizionato nell'avambraccio destro, rimpiazzando le ossa del radio e l'urna. Il dispositivo contiene un'interfaccia per una varietà di formati moderni e ho di inclusi USB, Ethernet, Firewall e D8-Pin, così come altre sette interfacce corrispondenti a formali non conosciuti. Il dispositivo può essere aggiunto tirando dietro la pelle sopra il braccio destro come una, mani una manica di camicia. 3. Un processore di matrici A24Core è stato impiantato nel cervello, che traduce input da tutti i componenti artificiali, permettendo essenzialmente al SCP-91 di leggere e scrivere i dati del computer senza l'utilizzo di un'interfaccia esterna. La comunicazione interna avviene tramite cavi di fibra ottica impiantati attraverso le cellule Iali l'intero sistema nervoso I danni al tronco cerebrale e al cervelletto a causa della procedura di dell impianto hanno danneggiato gravemente la capacità motoria di scp 91 4 la mano destra e l'artesso sono stati rimpiazzati con componenti artificiali soprattutto costituiti di ferro fibra di carbonio e una sconosciuta sostanza simile a un polimero le aree esposte di tessuto sono suscettibili a ferite e infezioni. A causa del danno al tratto spinotalamico, STP-191 ha ridotto il dolore e la sensibilità alla temperatura negli arti. La chirurgia ricostruttiva del dottor fu capace di fornire un certo sollievo, ma dosi, ma dosi regolari di antibiotici e analgesi sono ancora necessari. 5 dati cancellati. 6. I polmoni, il cuore, la maggior parte dei vasi sanguigni sono stati rimpiazzati da analoghi organi meccanici è stato determinato che questo sistema consente al sistema biologico di SCP-191 di ripartire dopo la morte e poi, realtà, e poi in realtà avere dati cancellati. 7. Il sistema digestivo è stato completamente riconfigurato al punto che è necessaria che è pericolosa l'assunzione di cibo normale. I rifiuti ora vengono smaltiti tramite un sistema di drenaggio locato nella parte bassa della schiena e consistente in una spessa vis viscosa marmale grigio, scuola costituita principalmente da dati cancellati. 8. Gli organi riproduttivi, utero, ovale, eccetera, sono stati rimossi e rimpiazzati con dati cancellati. Secondo le note di questo fu fatto per fornire spazio extra per la rimozione di componenti non vitali. Una terapia ormonale è stata proposta per contrastare gli effetti a lungo termine delle ghiandole mancanti. Questa proposta è in fase di revisione e in attesa di un'analisi delle possibili complicanze a causa di dati cancellati. 9. Dati cancellati. 10. Almeno 15 altre azioni di scopo ignoto, dato questo fatto, è l'indicazione casale di componenti utili. Si tiene che essi siano stati effettuati solo per testare l'efficacia di tale procedura su altri materiali. Le indagini sono in corso sul fatto che il dottor stava progettando di dati cancellati. Allo stato attuale, tutte le teorie per lo scopo di questa interazione sono speculative, nel migliore dei casi, in quanto il dottor è morto durante l'incursione in cui SCP-91 è stato recuperato. Vedi, note sotto. È l'unica documentazione superstite della sua ricerca, in un unico quaderno a spirale mezzo bruciato composto prevalentemente da note criptiche in meta al suo scopo più alto. Storia. SCP-191 fu recuperato dagli agenti della fondazione durante un breve sforzo collaborativo con la coalizione globale dell'occulto, durante il quale fu condotto un raid nel laboratorio del dottor. Fu un membro sospetto del SCP-191, fu l'unico oggetto soggetto di test recuperato nel laboratorio. Tutti gli altri soggetti del test morirono durante il raid o eliminati da dottor o uccisi in quarto stile dalla squadra speciale. Una valutazione preliminare ha concluso che la piena ricostruzione era impossibile, che i componenti introdotti erano troppo tecnologicamente avanzati e il rischio diventa decisamente alto e che potrebbe essere una fonte di dati preziosi in quanto riguarda dati cancellati. Se tenuto in vita. Il soggetto fu classificato come SCP 191 e spostato sul sito in data. La sua scomparsa e qua degli altri soggetti di teste, fu in seguito scaricata su una serie al killer locale che fu per organizzazione ucciso in carcere in attesa del processo. Se il video ti è piaciuto, dimmi a lasciare un mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima!